Allora, mi avete richiesto la Gaia? Lei Ma non voleva? no. Anzi, in realtà è tipo tutto improvvisato. Sì, troppo improvvisato. Stavamo mangiando, Va però. bene lo stesso. Ah sì, stavo mangiando, gli ho fatto Sì, la pappa. troppo. E vabbè, sono dettagli. Comunque, mi avete richiesto la Gaia, me l'avete richiesta in tante. E Grazie. quindi ve l'ho riproposta. Oggi facciamo un vlog, non sappiamo cosa facciamo, però facciamo un vlog. Che cos'è? Sono le... Aspetta. Le 2 e 5, l'ho aspettata che tornasse da scuola. È un vlog quando vai tipo in giro. Cioè, in realtà. Oh, Dio, che mi pesa il braccio. In realtà è quando Cicciari a Vanvera. Cicciaria Vanvera. Sì, E davanti al loro ti telefono. ascoltano? Sì, ebbene, cioè, io. A meno che non voglio chiudere il video e cambiare. Comunque, altrimenti è quando tipo tu vai in giro e ogni tanto ti metti a filmare cosa stai facendo. Quindi noi Non oggi potevamo farlo pomeriggio. mentre stavamo in centro? Vabbè, però iniziamo adesso, se iniziamo Mentre troppo presto. mangiamo. No, adesso spengo. Oh, adesso Ho mangiamo e fame. poi ci vediamo dopo. Ciao, Ciao a pasticce! tutte! Ok, imbarazzanti, qua c'è gente che ogni tanto ci guarda, ogni tanto non ci guarda, lei fa Martina, finta di Martina. niente. Io non ti conosco, Maggio. È un po' più timida di me, no? Come potete ben notare, però infatti eravamoci. Passano le macchine, noi facciamo finta di niente. Ok, lei fa finta di niente. Sì. Ragazzi, ci vogliamo fare tutti e due cioccolate. Ciao. Che figura di merda. Che figura di merda. No, ok, va bene. No, io non dico Strepitosa! manco. No, no, Oh? no, no, no. Ma sai cosa vuol dire che è passato? È passato uno in bicicletta. E praticamente ci ha fissato, come per dire che cazzo state facendo. E Con gli vabbè. occhi spalancati proprio. Gente non sa un cazzo. È un video, vuoi venire anche te? Forza, accomodati! Ecco, lei si è scaldata. No, Stiamo non è vero, andando a sto fare un giro in congelando. centro nella nostra città di... Orribile città? Ma io non... C'è una buca! Scusate per il video un po'... Bah, però non sono... cioè è la mia prima volta che faccio un E video del penso anche genere. ultima. Che merda! La tengo così perché mi è più comodo, perché almeno si poggia il braccio. Niente, adesso magari vi facciamo vedere un po' i negozi che ci sono qua in giro. Non vi perdete niente. No, infatti, sono negozi che non c'è in cinema, quindi se volevate non c'è in cinema, vabbè. Niente, poi ci riaggiorniamo. Ciao, pasticce! Salve! Sono da sola, sto tornando a casa da sola, scusate, tengo. Ok, aspettate. Tengo il telefono basso perché pesa. Tengo, sì, sto tornando a casa sulla soletta, la Gaia non c'è. Perché lei se n'è andata verso le 5:50. Perché doveva andare via. E vabbè, imbarazzante, c'è un signore. Ok, molto imbarazzante. È vero, dico che tutte quelle ragazze che fanno i vlog è davvero imbarazzante. Concordo con loro, adesso che cosa stanno facendo qua? Vabbè, ci sono lavori in corso. E niente, adesso è andata verso le 6, eravamo in mezzo centro. Madonna, se sono... Sono orribile, però vero, nel mezzo del centro e non ha voluto salutare perché si vergognava. Quindi, però ha detto che vi saluta e vi manda tanti baci. Scusatemi se non ho fatto vedere i negozi in cui sono stati o così via, però mi sono dimenticata. Quindi scusatemi, sarà un vlog corto, direi. Ora andiamo a casa. Sì, andiamo, io e chi? Ora vado a casa, mi faccio una doccia. Mi vesto un po' elegantina perché oggi è sabato, non so se l'ho detto. Mi vesto un po' elegantina. Vi faccio vedere l'outfit, ovviamente. E faccio vedere anche l'outfit di oggi quando sono a casa. E un altro signore con cui ho appena fatto figura di merda. E mi dite che ne pensate poi nei commenti. E perché tutte a me queste figure?
palle, adesso passo di là, così magari c'è meno gente. Dimmi che signorina, vabbè. Ok, no, mi passi qua. Davvero imbarazzante, anche lui mi ha guardato malissimo. Sì, ragazzi, non so se vedrete mai più un vlog sul mio canale. Comunque, vi faccio vedere un po' come sono vestita. Che cazzo di spiterina di capelli c'ho. Vabbè, e perché basta passare con le macchine su? E niente, vi faccio vedere poi come mi vesto stasera. Poi vado a mangiare una pizza e vado un po' vado un po' a ballare e torno a casa. A casa. Ciao. Allora, apro casa. Sì, ho sugli auricolari perché mentre stavo venendo in qua stavo facendo un attimo. Oddio, scusatemi. Buio totale. Stavo facendo. Cosa stavo dicendo più che altro? Vabbè. Comunque, sono arrivata a casa, sto salendo le scale. Non mi tolgo neanche le scarpe, così vi faccio vedere un po' l'outfit. E niente, vediamo. Apriamo. Ce la facciamo? Ce l'abbiamo fatta. Chissà se c'è qualcuno in casa. Ciao ma! C'è mia mamma. Salve! Ciao! Qua c'è YouTube, vuoi salutare il mondo youtubiano? Non nessuno. Niente, mia mamma si vergogna a farsi vedere. Quindi non ti vuoi far vedere con me? Lo prendo come un no. Vabbè. Niente, vi faccio vedere un po' l'outfit. Vado in camera dei miei perché c'è uno specchio più grande rispetto a quello di camera mia e non devo aprire perlomeno l'armadio. Sì, voi non state vedendo alcunché, però vabbè, ora accendo la luce. Oh, benvenuti in casa, Martina. Hey, hey. Niente, adesso vi faccio un po' vedere come mi sono acconciata oggi. Sono molto yo-yo e rap. Ehi là, ciao. Eccomi qua. Allora, scarpe, ho messo queste scarponcini qui. Fatti in questo modo. Non riesco neanche a zoomarli. Comunque fatti così. Con i boyfriend jeans che vi avevo fatto vedere in un haul. Che sono di Zara. La Louis Vuitton. Sì, ovviamente non originale. Però fatta molto bene per essere tarocca. Una sciarpa di pashmina di Terranova. Che ho comprato un sacco di tempo fa. Scusate, metto giù la borsa. Oh, questo giubbottino qua nero in pelle. Vedete? Di Pinky. E questa magliettina qua, fatta così, di Gente che vale, con sotto un cardigan nero. Che era di Zara. E niente, questo è, diciamo, tutto l'outfit completo. Sono molto yo-yo, rapper. Magari così. Ah, vi faccio vedere con la borsa. E in complesso sta così. Yeah! Ci vediamo dopo. Ciao, pasticce! Mi sono scordata di farvi vedere gli accessori che avevo su. Allora, la collana è questa qua, la solita che mi vedete sempre indosso, la classica. Orecchini. Allora, di qua ho questo paio di orecchini qua che mi ha comprato mio nonno per quando è andato in montagna. L'anello è sempre il solito, anche questo. Beh, stavo dicendo. Quest'altro me l'aveva regalato per la comunione e questo qua me l'hanno dato quando ho fatto il terzo buco di qua. Di qua, da questo lato, ho questo orecchino qua che era di Strolioro. Me l'aveva regalato per i 18. Insieme a questo qua, e tipo erano in combo. Questo qua che è un cuoricino dorato con su una M e questo che è una semplice pallina. Questo qua è l'altra copia di quello lì e questo qua è l'altra copia dell'altro che vi ho già detto. E questi qua sono per quanto riguarda gli orecchini. I braccialetti, allora. Scomodo, abbastanza scomodo. Allora, faccio vedere. Questo braccialettino qua rosato. Vedete, questo qui. È di Two Jewels. Li utilizzo sempre insieme. Poi questo qua centrale è di Tiffany, quello che mi è stato regalato per il compleanno. Oddio,
Vedete? Con il retro azzurro. Madonna, ragazzi, che parto a farvi vedere qua. E poi questo qui è di Bijou Brigitte, quello doratino. E questo è tutto quello che, diciamo, avevo indosso. Ora vado a lavarmi. Infatti, ho fatto una panoramica di camera mia. Sì. Ah, ho spostato la mia postazione make-up qua. Vedete? L'ho messa tutta qui. Qui, questa zona qui. Sopra ci ho messo dei bracciali e altre cose. E niente, ora vado a farmi la doccia, mi lavo i capelli e poi vi faccio vedere un po' come mi vesto dopo. Ciao pasticcette! Quante lavorate avrete detto adesso? Martina, faccia struccata. Comunque questo più o meno è l'outfit che voglio tenere, non so, magari poi mi cambio, non lo so. Mi convince, ma non mi convince. Questa maglietta qua mi è stata regalata per il 18esimo. E questi pantaloni li avevo fatti io. No, era un paio di pantaloni a zampa d'elefante. Sì, sono in bagno. Perché ho intenzione di farvi vedere i miei prodotti per i capelli. Allora, come shampoo, sfortunatamente non ce l'ho qui. È uno shampoo della Garnier. E poi utilizzo questo prodottino qui. Come. Dopo shampoo, il balsamo non lo utilizzo perché mi ingrassa troppo. Oppure posso utilizzare questo qua della Vita Care Luxury Argan. Come crema corpo andiamo sulla Cleosan, che ho sentito Carlita Dolce che ha bocciato come inci, quindi ragazze, se avete una crema per l'inci, no. A me piace comunque. Tonico per il viso. Acqua di rose, la famosissima Neutro Roberts. No, la famosissima Roberts, il solito tonico. Questo è quello che utilizzo come scrub. Crema viso, questa qua è idratante della B-Cream, comprata al Lidl insieme alla crema Cleosan. E il profumo che mi metterò stasera sarà probabilmente Alien. Una fucilata, anche questo mi è stato regalato il 18. Comunque, questi sono più o meno tutti i prodotti. Poi lo sapete che io comunque i prodotti per il corpo. Poi bagno schiumi e così via. Ah, sì, lasciate perdere questa acconciatura, ma volevo fare una roba per tenermi fermi i capelli per truccarmi, però va bene, non è venuta. Dovrò rifarla. Comunque, con le robe lì non è che sia un po' un amante. Niente, ci vediamo fra 5 secondi che adesso mi trucco. Tanto già posticcia, ah, sì, scusatemi se non vedete la parte finale del video di ieri. Però sfortunatamente non sono riuscita a caricarlo poiché ho cancellato involontariamente la parte finale di ieri sera. Quindi mi dispiace tantissimo perché comunque ci tenevo, era il mio primo vlog, però comunque alla fine ho detto vabbè, voglio caricarlo lo stesso e vi parlo così. Penso, spero di farne di più di vlog perché sono molto più semplici, hanno proprio ragione le altre ragazze, però sono più imbarazzanti perché vai in giro e la gente ti fissa. Comunque mi è piaciuto un sacco e pian piano mi migliorerò. E niente, spero che a voi piaccia il video. La Gaia vi manda tanti 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 bacioni. E niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao bellezze!